Due volte là pio un caffè, iniziava a girare giù. Caro, la gente non pio un caffè perché arriva fino là sopra. Tutto a posto? Beh, un po' tardi, 5 minuti per la fattura, beh, tranquillo. Negli anni 60-70, scrivete la pezza. Negli anni 60-70 in Inghilterra nascevano i Genesis, i Pink Floyd, i Deep Purple. Contemporaneamente in Italia Orietta Berti, vera americana. La domanda non è chi è, no, la domanda è perché, perché Orietta Berti è toccata a noi, che cosa abbiamo fatto di male? Uno che fa una canzone finché la barca va, lasciala andare. Finché la barca va, tu non remare. Come cazzo cammina sta barca? No, dammela alla luce, mi piace di più la luce. Da non sottovalutare il verso successivo. Quando l'amore viene, il campanello suonerà. E non trova nessuno. Perché tu sei ancora a barca. Puoi sopportare canzoni idiote come quella di Gianni Morandi, era una sigla televisiva, era ambientata dentro una pineta, usciva dalla roulotte, alzava la capo e faceva quel gufo con gli occhiali, che sguardo che ha, sarapeva la roulotte, a scemo figlio, più scemo lo padre. Me lo prendi papà, io vorrei capire a te che te ne devi fare e lo gufo. A che te servo? Banane, lampone, chi c'era con te o fruttaiola? Come si chiama? Mango, piace mango? Mango e carne. Dove vai? Con la testa dentro al cuore e il cuore in testa a me. A dove vai a questi combinati? Se si guardate in due specchie, se vai con questi qua più moderni tipi negra. Sino ma su degrama, odiami, straziami, stracciami l'anima. Siamo proprio un caro cipulle, una capata a bocca. E tuo periodo viene tu, cantanti tipo questi qua. Siamo mai nella preistoria con Gino Paoli. Ti lascio una canzone per coprirti se avrai freddo. Ti lascio la canzone per mangiare se avrai fame. Lasciami 50 euro e alla spesa me la faccio io. Vi ricordate Ron? Ron quando vinse il festival di Sanremo, vorrei incontrarti da 100 anni. Seguiamoci una pausa di riflessione. Lungo le strade tante facce diventa una che finisci per dimenticare o le confondi con la luna. Da te si trovate che la spray era sfiatata però. Allora ragazze non chiedere niente perché niente ti posso andare. Parlo per te onda. Cantanti bravi come Lucio Dalla, secondo me la canzone lo rappresenta meglio che fa vorrei essere un uccello che accarezzerai. Non ho mai capito perché Lucio Dalla scrisse balla balla ballerino, eccetto, certo, ballerino, la faccio pure la canzone, se così che fa legname, taglia taglia sanguine, quella là bella, c'è una casetta piccola così, tante finestrelle e cora, vogliamo fare il coro, poi fare bene, c'è una casetta piccola così, un panino turistico. Va bene, vai, anche con le mani così, anche le pugne là, dai, vai. Pronti, c'è una casetta piccola così, perfetto, non raccomando, scemo sono io, tante finestrelle, eccola, e c'è una donnina piccola così, con due occhi grandi per guardare, come fai?
casetta piccola così, la finestrella, la signora, signor, buongiorno! Ma sto io con la promozione! E c'è un omino piccolo così, che torna sempre tardi da lavorare, ma forse i gambetti piccoli così. Ho bussato tre volte anche se avevo la chiave, lo si sceglie. Cantiamone una di Lucio Battisti, vabbè, tutti quanti sì. Così, allora faccio questo esperimento, per questo motivo. Così voi vi rendete conto che non cambio le parole delle canzoni per fare delle battute, va bene? Non è Francesca, va bene? Ti stai sbagliando, chiarissimo. Ho capito, facciamo un po' meno pellegrinaggio, va bene? Venga, dai. Ti stai sbagliando, chiarissimo. Non è incontro, amore. Lei è sempre a casa che aspetta me. Amen. Oh, alla fine della canzone non è Francesca, eh? È Francesca. Da via da qualcuno con tutta la canzone. E quell'altra che è bellissima. E seguendo una libellula in prato, un giorno che avevo rotto col passato. Cioè tu rompi col passato, ti metti a rompere il palle di bello di prato. Calibello appena mi aveva battisti che far che c'era la bicicletta. Oh, la mia vita è più. Si è appiccicata tu oggi, la voglio dire. Pure bello vedere Franco Battiato, Battiato. Gesuiti, angli dei, vestiti come dei pozzi per entrare a corte dell'imperatore della dinastia dei Ming Pozzi Tausanne. Ma non è possibile! Battiato nel 1983 scrisse la canzone per Milva. Alexander Platz, ho finito il senso, basta dalle grigli versi questa canzone fa. E di colpo venne il mese di febbraio. Come di colpo? Prendeva, ma è allucinato, è veramente certi casi assurde. Tu mi sei video calendario, ci sta scritto. Dice, c'è il febbraio. Non ti spaventa che viene marzo. Qui è arrivato ad aprile, non sapevamo niente. Mamma mia, Battiato però c'è una grande caratteristica. Di ogni cosa che fa, ogni verso che canta, tu te lo fa vedere, tu ti vedi una fotografia, per esempio. Passammo l'estate sulla spiaggia solitaria e già arrivava l'eco di un cinema all'aperto e da lontano un minatore Bruno tornava. Cioè tu stavi via, non solo qua facendo. Ti giri da lontano, si è macchina per bello cocco. Arriva una luce in fronte a questo e tu dici, ecco lì, tutta c'è Bruno Minatore, Franco Battiato, a stessa stessa lì. Per le strade di Pechino erano giorni di marcia e tra noi si scherzava a raccogliere ortiche, ma che cazzo è ciò che è? Tutti i muscoli del corpo pronti per l'accoppiamento. Guarda Battiato, per l'accoppiamento va solo un muscolo. Non sopporto i cori russi. Beati chi sopporta te. La musica finto rock, noi italiani, si gesta in questa neanche in africana. E chi ti piace? Neck. Come ti piace neck? Neck cosa? Uno che si chiama come un cellulare. La sorella si chiama Nokia. E il papà non la fa uscire. Ehi Nokia, start up. Start up.